Grazie. Grazie mille. Una domanda, ma succede anche a voi che a prescindere da qualsiasi lodevole buona azione casalinga voi decidiate di compiere per rendere felice vostra moglie, lei vi guardi sempre e pensi sempre ad una cosa? Ma perché devo essere sempre io a ricordarti cosa fare? E invece non ci arrivi mai da solo a capire quello che nell'ordine naturale delle cose che anche un organismo primordiale come una medusa sarebbe in grado di afferrare al volo. Cosa applaudite? Ma cosa è vero? Ribellati, porca di quella miseria! Allora, vi giuro, ieri mattina, allora, per farla felice, ho deliberatamente scelto di chiudere il tappino del dentifricio. Ora, io non dico di stappare a sciabolate delle bottiglie di Don Perignon sulle note di mio amico Charlie Brown, però un cazzo di grazie, dimmelo. Una pacca sulla spalla, cioè un buffetto, invece no, perché se tu glielo fai notare, lei si incazza, perché nel suo meccanismo mentale, lei pensa, te lo chiedo da 20 anni e l'hai fatto ora. Quindi, se l'hai fatto ora, potevi farlo anche prima. Perché hai aspettato così tanto? Perché lei vuole sempre di più, non si accontenta mai, ti alza sempre l'asticella all'ultimo momento, tu sei lì, pronto, no, per saltare, la vedi da lontano che ti guarda, ti incita, però tu ci credi, no, prendi la cosa, appena salti, lei, oh, mi dispiace, caduta. Prossima volta riprovaci, mettici un pochettino più di impegno. Comunque, a prescindere da queste scaramucce quotidiane, la vera colpa ancestrale che ogni donna rimprovera al maschio è l'assoluta incapacità a progettare il proprio futuro e soprattutto il futuro della coppia, perché ogni donna il futuro della coppia non è che lo progetta, lo governa. Il maschio è molto più lento, no, rispetto alla femmina. Io l'ho visto con i miei figli, cioè quando erano piccolini, quando mia figlia di 5 anni parlava a suo fratello di 8 anni, sembrava di vedere Michelle Obama che spiegava Martin Luther King a Matteo Salvini, ok? È normale quindi che un maschio anagraficamente adulto ragioni alla stregua di un 25enne. Io l'ho scoperto 10 anni fa, quando mia moglie un bel giorno se ne esce e dice: potremmo trascorrere una bellissima giornata in un economicissimo stabilimento balneare nella Riviera Ligure. Talmente economico che già 10 anni fa un abbonamento stagionale di un ombrellone più 2 sedie a sdraio ti costava più o meno come la clausola rescissoria di Karim Benzema, ok? Perciò noi eravamo lì a Pietra Ligure, ero pronto a godermi questa meravigliosa giornata insieme a mia moglie, ai miei adorabili pargoletti, che all'epoca erano proprio in quell'età in cui, in barba a qualsiasi norma di tutela sindacale del lavoro minorile, loro ti cagano il cazzo 7 giorni su 7, H24, fanno i turni anche di notte, con i tuoi testicoli ci fanno la pasta di ceci. Figuriamoci in spiaggia, appena gli slacciavi il guinzaglio era subito balie parigina, incendiavano i cassonetti, correvano, urlavano come di diavoli della Tasmania setati di sangue. Perciò tu ce l'hai come padre, come genitore, la tentazione di sculacciarli con le tue pinne da sub, fare due chiappe rosse come dei babbuini, però non lo fai perché hai gente che ti guarda. Però non è gente normale, è gente di un certo lignaggio, non sei in una spiaggia libera attrezzata, sei nel Lido Deluxe Karim Benzema di Pietra Ligure. Perciò ti metti una bella faccia, no, stereotipata, con tono pacato, ti limiti semplicemente a redarguirli, gli dici: Leonardo, occhio, perché la sabbia non va nella bocca di tua sorella, va nelle formine. E proprio mentre mia moglie era piegata a 90 che cercava di svuotare la carotide di mia figlia, io mi accorgo che nell'ombrellone accanto a noi c'era una bellissima coppia senza figli, lei avrà avuto sui 30 anni, lui sui 40, che ci stava guardando. E lì ho visto proprio la differenza, perché negli occhi di lei vedevi proprio una tenerezza infinita, ok? Vedevi il suo istinto di maternità stava dilagando, il suo orologio biologico girava all'impazzata, lo vedevi che stava pensando, meglio, stava pianificando come costruire una famiglia, un solido futuro insieme a lui, il suo compagno, che anche lui guardava il culo di mia moglie però. E intanto pensava come licenziarsi di nascosto dalla propria fidanzata per aprirsi un ciringhino a Formentera e accoppiarsi selvaggiamente con delle milfone tedesche. Ecco, questa è il massimo della pianificazione del maschio, perché è così. Dai, diciamoci la verità, chi di noi in spiaggia insieme ad altri mariti alla quarta Ceres sotto il sole non si è abbandonato a straordinari progetti di start-up imprenditoriali che farebbero impallidire Elon Musk?
funziona così, cioè la questione è che dopo però la sesta Ceres sotto il sole, a quel punto, cioè, vieni completamente obnubilato dalla malinconia, perché non puoi fare a meno di ricordare quelle estati di quando avevi 20 anni, l'avete fatto voi, di rimpiangere, no? Com'era bello, no? Vedere i capelli bruciare, cambiare colore, com'era bello dormire di giorno e star sveglia la notte, come erano belle quelle meravigliose feste sulla spiaggia. Le avete fatte le feste sulla spiaggia? Sì che siete di Legnano, però porca puttana, un cazzo di torrente della San Laghetto, l'avete fatte? Che cos'erano le feste sulla spiaggia? Erano un becero espediente che si utilizzava per ubriacarci a tuono, abbassare i freni inibitori e limonare come se non ci fosse un domani, che poi in realtà quando capitava le ragazze limonavano con delle fogne di Calcutta, avevamo delle fiatelle che neanche dei pastori tedeschi con i denti cariati, però chi se ne frega, a quell'età avevi un'esuberanza sessuale straordinaria, io passavo delle notte intere a fare petting selvaggio in Bermuda sulla sabbia umida, che è roba da fakiri, perché di rifa o di rafa il tuo cucciolo di mamba rosa prima o poi riusciva a sgattaiolare fuori dal Bermuda, solo che invece che centrare il bersaglio lui fum, ficcava la testa sotto la sabbia, cioè prendeva fuoco come un bengala. Però tu stoico, andavi avanti lo stesso. Io avevo una soglia del dolore elevatissima, vangavo tutta la spiaggia fino al bagnasciuga, facevo dei solchi che ci potevi piantare i fagiolini, il giorno dopo i bambini ci giocavano a biglie, ok? Ecco, io e mia moglie ci siamo conosciuti e subito limonati proprio in una festa sulla spiaggia sull'isola della Maddalena. E la cosa bellissima è che ci siamo ritornati a distanza di tanti anni, ovviamente con nostro figlio piccolino appena nato, è ovvio, no, che l'approccio psicologico è un po' diverso, no, rispetto a quando avevamo 20 anni, cioè l'approccio vulvocentrico alla vacanza a 40 anni te lo puoi scordare, no? Cioè a 40 anni in spiaggia non ci arrivi più come a 20 anni alle 2 del pomeriggio ancora cotto di mojito dalla sera prima, cioè, 40 anni in spiaggia ci arrivi alle 5 del mattino trascinando un passeggino al contrario, manco fosse un aratro, in compagnia di tua moglie, tua suocera e tuo figlio. Questo perché quello spaccacazzi di bambino non può prendere il sole nelle ore più calde. Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Perché quella era proprio la nostra spiaggia, l'abbiamo riconosciuta, no? Da mare cristallino, la sabbia bianchissima, piante di fagiolini che nel frattempo erano cresciute sul bagnasciuga. E proprio là, dove un tempo mia moglie limonava con la foga di cicciolina, oggi, con la violenza del semplice gesto, ti impone l'abominio. Piantare l'ombrellone. Che distinto ti viene da dire la crostatina? Ma sono le 5 del mattino, c'è ancora la luna, capisci che sto giro l'ombrellone? Io lo pianto nel cuore di tua madre, ok? Ma non lo fai perché il palo non è di Frassino. Non lo fai. Non lo fai perché il palo non è di Frassino, lei sopravviverebbe comunque. Perciò ti appresti mestamente a perforare il sottosuolo e lì non puoi fare a meno di pensare: esiste qualche cosa di più mortificante per un maschio di animale uomo che mettersi a pecorine e piantare un ombrellone nella sabbia? Io non lo so, però te lo meriti. Capisci che dopo 26 anni di matrimonio in cui hai accettato supinamente di piantare ombrelloni anche sopra scogli di granito, sotto raffiche di vento a 170 km all'ora, nonché di percorrere impervi sentieri spinati di accesso alla spiaggia con a tracollo una borsa frigo giallo Anasta 60 litri rigida i cui spigoli ti si conficcavano ripetutamente nelle tibie, ancora non hai capito che tua moglie più che una donna è chiaramente riconducibile ad un poderoso cingolato asfaltacazzi? Beh, allora muori presto.